un cambio di prospettiva, di paradigma, di modi di pensare e di far girare l'economia, che ci spinge a non parlare più di rifiuti, ma di materie prime e seconde. E stiamo sicuramente iniziando a far circolare le idee, iniziamo a essere tutti d'accordo sul fatto che l'orientamento di indirizzo assunto a Genova, come a livello nazionale ed europeo, è corretto, è quello. Quello che occorre urgentemente è misurare la distanza tra i buoni principi e l'effettiva capacità dei livelli decisionali che possono orientare seriamente le politiche ad arrivare entro il 2020, come l'Unione Europea ci creda, a certi obiettivi ambiziosi oppure in tempi ragionevolmente più lunghi. E stiamo lavorando molto sulla comunicazione e sull'avvio di processi di partecipazione molto efficaci con la cittadinanza, soprattutto per quello che riguarda la differenziata spinta. E quello che occorre è dare informazioni al cittadino sull'effettivo riuso e riciclo dei materiali, perché se una persona sa che quella non può essere più considerata una materia di scarto, ma una materia potenzialmente riutilizzabile con un valore, lo farà più volentieri e sarà più motivato. È più facile farlo forse con i cittadini che con le grandi imprese, con i grandi sistemi economici che sono troppo global per essere facilmente orientati a diversi processi produttivi e decisioni. Infatti sono particolarmente soddisfatto oggi di poter ascoltare altre grandi città europee, capitali europee come Parigi, Lisbona ed altre, che sembrerebbero essere un po' più avanti di noi da questo punto di vista, anche se per quanto raccolto ho la sensazione che anche in Europa per ora ci siano molte buone prassi, molti buoni progetti molto specifici e non c'è ancora una filosofia trasversale che cambi i modelli di governance e davvero incida sui sistemi di sviluppo.